Amici di Motori Online, io sono Matteo Gallucci e qui con me c'è la nuova Dacia Duster, l'auto straniera più venduta nel 2019 e sicuramente anche nel 2020 sarà ai vertici di questa classifica. Oggi la proviamo in versione AGPL e scopriremo assieme tutti i suoi pregi e difetti in questo nostro com'è e come va. Com'è fuori? Non è la prima volta che vedete la nuova Dacia Duster 2020 sui nostri canali e anche in versione AGPL le sue dimensioni non cambiano. Misura sempre in lunghezza 4,34 m, 1,80 in larghezza e 1,68 in altezza, con un passo di ben 2,68 m. Ma è da sottolineare sempre la luce da terra di 21 cm che ci permette di affrontare anche strade bianche e leggero off-road. Anche a livello estetico non ci sono differenze per identificare ad un primo sguardo la Duster GPL dalle sorelle ad alimentazione benzina o a gasolio. I tratti caratteristici sono le luci diurne a LED, la mascherina frontale con 8 elementi cromati, paraurti con paracolpi sia all'anteriore sia al posteriore, comode barre al tetto, fianchi bombati e luci posteriori a LED a croce, con coda rialzata e cerchi di lega da 17 pollici dal design specifico. Com'è dentro? In casa Dacia si bada sempre alla sostanza e qui non troverete finiture di pregio o una tecnologia di bordo all'ultimo grido. Spazio quindi a robuste plastiche dure per tutto l'abitacolo, ma l'impostazione del quadro strumenti e posizione dell'infotainment è ordinata e correttamente rialzata per non distrarre alla guida. Com'è l'infotainment? Il display centrale è da 7 pollici touchscreen e in questo caso include anche il navigatore. La grafica è basica, ma comprende Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla radio DAB. In più ci sono delle utili prese USB e AUX nella parte alta e una presa da 12 V nella parte bassa. Cercando dei difetti, non trovo nel quadro strumenti digitale del cruscotto un'indicazione utile per l'autonomia residua, sia per la benzina sia per il GPL, oltre alla media consumi. In più, il solito satellite posto dietro al volante per comandare il sistema di infotainment rimane sempre poco pratico e scomodo nell'utilizzo. Com'è l'abitabilità? La Duster rimane sempre un'auto comoda per 5 occupanti. Dietro trovano agio 3 persone con ampio spazio per la testa e gambe e il divano è davvero molto morbido. Com'è il bagagliaio? Il serbatoio AGPL viene posizionato al posto della ruota di scorta e quindi non va a rubare spazio sia per il vano di carico sia per chi siede sul divano posteriore. La capienza quindi rimane invariata, 411 litri, a divano posteriore abbattuto raggiungiamo i 1444 litri disponibili. La soglia di carico è abbastanza in alto, 78 cm e c'è un leggero scalino, però la forma del portellone è regolare, il vano molto profondo e quindi si riesce a organizzare molto bene tutto il carico. Come va? Se fate tanta strada e volete risparmiare, l'alimentazione AGPL è ancora quella che fa per voi. Sotto al cofano non c'è più il 1600 aspirato, bensì nella Duster 2020 GPL 100 EcoG troviamo un nuovo motore, il 1000 tre cilindri turbo da 100 cavalli e 170 newton per metro, già disponibile a partire da 2000 giri minuto. È vero, rispetto al precedente motore questo 1000 ha 16 cavalli in meno, però ha più coppia, è disponibile prima, quindi in un uso cittadino quando dobbiamo effettuare dei sorpassi il motore risulta essere decisamente più pronto. Se volete sapere le differenze tra la guida GPL o benzina, beh, posso sinceramente dirvi che non si avvertono al volante. Lo switch tra le due alimentazioni è praticamente automatico, basta premere sulla pulsantiera dedicata sul lato sinistro rispetto al volante. Si sente soltanto un piccolo rumore, ma a livello di prestazioni e di erogazione di potenza davvero non si avverte praticamente nulla. Questo anche se sappiamo che il GPL, il gas GPL, ha un 30% in meno di energia rispetto alla benzina e quindi servirà più gas per fare la medesima percorrenza. L'azienda italiana Landi Renzo produce l'impianto AGPL della Dacia Duster, che viene però
installato direttamente in fabbrica e quindi gode della garanzia della casa rumena. La bombola ha una capacità di 42 litri, noi sappiamo che per normativa deve avere la capacità dell'80% circa, quindi siamo a 33 o poco più 33 litri di capacità effettiva, che equivale ad avere un pieno con circa 20 euro e fare la bellezza di 350-400 km di percorrenza. Un gran risparmio quando andiamo a fare il rifornimento, e la stessa Dacia ci dà un dato molto significativo, ovvero la Dacia Duster a GPL fa risparmiare circa 300 euro rispetto alla sorella alimentata a gasolio e circa 700 euro rispetto alla versione solo a benzina in una percorrenza annuale. A livello di guida la Dacia Duster GPL è più morbida rispetto alla versione 4x4. Il setting delle sospensioni diciamo che è più votato al comfort. Lo sterzo è turistico, quindi leggero e piacevole in manovra. Manovre che vengono aiutate soprattutto quelle di parcheggio grazie alla videocamera. Qui nel display centrale da 7 pollici possiamo visualizzare diverse visuali, quella frontale, quella posteriore e quelle laterali. E abbiamo anche degli utilissimi sensori posteriori di parcheggio. Mi piace molto il freno, il pedale del freno corto. Gli spazi di frenata e di arresto sono veramente contenuti rispetto al peso dell'auto. La frizione è morbida, il pedale ha una buona escursione e stacca molto in alto. Invece a livello di trasmissione abbiamo disponibile soltanto il cambio manuale a 5 marce. La leva ha un'escursione abbastanza lunga, però devo dire che è sempre preciso. In più, in terza marcia è come se avessimo quasi un cambio automatico, nel senso che in terza marcia possiamo avere un'andatura cosiddetta cittadina, ma fare anche i sorpassi. Davvero sarà la marcia che utilizzerete di più con quest'auto. A livello di prestazioni, il 1000 Eco G raggiunge una velocità massima di 168 km orari e scatta da 0 a 100 in 12,5 secondi. Ma non sono certo questi i dati del cliente tipo che si avvicina a quest'auto, bensì i consumi sono davvero ottimi. Infatti, anche se non possiamo verificarli da computer di bordo perché non abbiamo nessun tipo di dicitura, dopo il test di oggi posso dirvi che quest'auto fa circa i 12 km al litro, però un pieno costa meno della metà rispetto alla versione diesel o alla versione benzina. Quindi il risparmio andando a GPL è davvero molto molto evidente. Quanto costa? Arriviamo al prezzo. Quanto costa la nuova Dacia Duster GPL? Bene, il suo listino parte da 14.850 euro fino ad arrivare al top di gamma a 18.250 euro, e la nostra in allestimento Prestige costa 17.890 euro, e a livello di manutenzione e tagliandi davvero è equivalente con la versione benzina. Ogni 30.000 km o 2 anni, con la sola accortezza di cambiare i filtri a GPL, e per normativa ogni 10 anni la bombola GPL va cambiata. Veniamo alle tre cose che mi piacciono e alle tre cose che non mi piacciono. Mi piace molto il prodotto Dacia Duster, design rinnovato, segmento e carrozzeria SUV, abitabilità per 5 persone, quindi un'auto polivalente anche per tutta la famiglia. Mi piace molto che questa versione sia GPL, quindi quando andiamo a fare rifornimento 0,5-0,6 centesimi di euro al litro, con 1400 km di autonomia totale, direi fantastico. E quindi mi piace il prodotto Dacia per qualità prezzo. Cosa non mi piace? Non mi piacciono molto le sospensioni, a mio avviso un po' troppo morbide. Non mi piace il fatto che non ci sia un parziale e la visione dell'autonomia residua in abitacolo, e non mi piace il fatto che non ci siano gli ADAS e quindi sistemi di sicurezza di ultima generazione. Almeno la frenata automatica d'emergenza l'avrei voluta vedere. Ma voi cosa ne pensate della nuova Dacia Duster? La preferite a versione GPL rispetto a benzina o diesel? Beh, fatemelo sapere nei commenti sotto questo video. Lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e seguiteci su tutti i social e sul sito motorionline.com, dove troverete l'articolo di approfondimento. Per oggi è davvero tutto. Al prossimo video. Ciao!